Barbara Santamartini, frase cult, ascoltate il messaggio del Family Day. Peggior nemico la destra che sostiene Renzi, sogno proibito rivedere centrodestra al governo. Posto che chi ha diritto ad avere un aiuto per motivi sociali e economici è giusto che venga tutelato dallo Stato, fuori i furbetti di chi occupano abusivamente o che sono morosi e che di fatto impediscono alla gente per bene di poter vivere liberamente e di potersi guardare la mattina e sorridersi perché sa che non c'è qualcuno che lo sta fregando dietro alle spalle. Detto questo, però, non servono leggi nuove, non servono decreti legge, serve far rispettare la legge, serve che i dipendenti che sono preposti al servizio patrimonio del Comune di Roma, per esempio, facciano il proprio lavoro, facciano il proprio dovere, perché questi sono 20-30 anni di assenza totale del personale dipendente del Comune di Roma che non ha svolto il proprio lavoro. Sì, qualcuno gli avrebbe dovuto chiedere, che non però ci sia quindi un censimento, così come è a carico di chi doveva controllare che questo lavoro fosse fatto, che non è stato fatto. Quindi i furbetti in questo caso sono due, cioè sono quelli, gli organi pubblici che avrebbero dovuto monitorare e verificare le varie situazioni, ma è anche quella politica che ha smesso di essere politica con la P maiuscola, di svolgere il proprio compito, ossia certificare le situazioni di legalità. Vi perdoni, vado velocizia. Ricci. Però è altrettanto vero che a Roma l'emergenza abitativa a Fassina c'è, e tu lo sai, perché è stato permesso che migliaia di edifici fossero occupati abusivamente, magari da immigrati clandestini, piuttosto che da associazioni che lucrano perché guadagnano e non pagano l'affitto. Ma e nessuno li ha mai cacciati via. Avete fatto notare le sedi del partito? C'è il Partito Democratico che ha una sede in via dei Giubbonari, al costo, piazza Campo dei Fiori, perché non è di Roma, al costo di 200 euro al mese, non ha mai pagato una rata, è dolorosa fin dall'inizio.